numerosa e qualificata presenza dimostra quanto sia stata importante la visita del Ministro nella sede della nostra federazione. Personalmente ho apprezzato molto il gesto del Ministro, devo dire non programmato per oggi, ma programmata per oggi, ma non nelle ultime ore, ma è una programmazione che è avvenuta diverso tempo fa. Quella abbiamo dovuto disdire per altre ragioni, l'abbiamo riconfermata e sono molto contento di questo incontro. Un incontro che è stato l'occasione per una serie di riflessioni. Personalmente ho tratto spunto da diversi argomenti che abbiamo trattato. Noi con la nostra determinazione riteniamo che dobbiamo andare avanti nel chiudere questo campionato nel miglior modo possibile. Il campionato quindi segue il suo corso naturale, protocollo sì, protocollo no. Noi crediamo molto in questo protocollo, l'abbiamo ottenuto, l'abbiamo difeso e lo difenderemo ancora, perché riteniamo che sia un protocollo chiaro, che richiede comunque un grande senso di responsabilità da parte di tutti, non solo da parte dei nostri dirigenti, ma anche da parte di chi effettivamente deve sul territorio verificare caso per caso eventuali casi di emergenza, giustificando e motivando eventuali interventi che vanno in deroga a questo protocollo. Quindi siamo particolarmente soddisfatti, con il Ministro abbiamo affrontato temi a noi molto ma molto cari, come anche la crisi economico-finanziaria delle nostre società, un tema che per molti passa in secondo piano, ma per noi oggi diventa un elemento di grande confronto, di grande discussione, e vi dico che è davvero oggi un momento di grande criticità per le nostre società. Juve-Napoli si profila un 3-0 a tavolino, Presidente, visto quello che ha detto anche... No, io scusate, noi abbiamo un giudice sportivo che deve fare il giudice sportivo, poi io vedo, abbiamo una procura federale che fa la procura federale, e in queste ore sento comunicazioni, messaggi, interpretazioni. Io su questo non entro proprio nel merito, cerco di essere serio e quindi faccio il presidente federale, rispetto i ruoli e l'auspicio che altri facciano la stessa cosa. Presidente, sia lei che il ministro avete parlato di senso di responsabilità, ecco, ma non c'è l'esigenza di dare dei confini più netti a questo senso di responsabilità? Perché poi anche a leggere la vicenda Juve-Napoli sembra che chiunque abbia agito nell'interesse supremo, evidentemente, almeno nelle intenzioni. Ma questo lo accerteranno gli organi competenti. Io ritengo che il nostro protocollo è un protocollo chiaro. Devo dire, ha funzionato in un momento di grande criticità. Non capisco perché non debba funzionare anche per il futuro. Abbiamo avuto casi analoghi a quello che è successo a Napoli. Ci sono casi analoghi a livello internazionale che fanno scuola. Noi non siamo un paese estraneo al mondo, non siamo estranei alla nostra Europa. Tutti sanno che cosa è successo in Francia, tutti sanno quello che è successo in Germania, in Inghilterra e in Francia. Dobbiamo vivere, e lo diciamo tutti da sempre, dobbiamo convivere con questa epidemia, ma per chi dice che noi siamo irresponsabili nel non pensare di tutelare la salute, dice una corbelleria incredibile. Mai nessuno come noi in questo momento sostiene che la tutela della salute è un bene primario. Quindi noi siamo sintonizzati con il Ministro Speranza, siamo sintonizzati con tutti coloro che hanno a cuore questo tema, e noi lo facciamo con grande senso di responsabilità.